contrastare la violenza di genere attraverso norme più stringenti, puntando sulla prevenzione, ma soprattutto facendo leva su una rete sul territorio che aiuti le donne vittime di uomini maltrattanti. All'Hotel Calabresi di San Benedetto del Tronto si è tenuto il convegno organizzato dall'Associazione Giustizia Donna. Lo sportello Giustizia Donna offre infatti accoglienza ed ascolto a tutte le donne che subiscono violenza e qualsivoglia tipo di maltrattamento. Si trova a San Benedetto del Tronto, in via Serafino Volta a Torni 4, al Paese Alto, all'interno dell'Istituto Santa Gemma. Allo sportello sono presenti due operatrici formate che accoglieranno donne più o meno giovani, con o senza figli, native o migranti, che subiscono qualsivoglia tipo di maltrattamento e violenza. Riceveranno ogni informazione adeguata sui servizi territoriali presenti e avranno tutela legale e sostegno psicologico. L'attività che porta avanti Giustizia Donna va avanti grazie anche alla collaborazione con tutti gli altri soggetti che fanno parte della rete antiviolenza, e quindi forze dell'ordine, presidi medico-ospedalieri, consultori familiari, centri antiviolenza e i servizi sociali. Punta a rafforzare le norme già previste dal Codice Rosso del 2019 e a favorire la prevenzione, la nuova legge sul contrasto alla violenza di genere, come spiegato dal Ministro per la Famiglia Eugenia Maria Roccella. Quello che abbiamo voluto fare con questa legge è proprio interrompere il circuito della violenza prima che accada l'irreparabile, quindi puntare essenzialmente sulla prevenzione, non tanto sulla repressione. Quindi abbiamo potenziato tutti gli strumenti di prevenzione, a partire dal più semplice, cioè l'ammonimento, che viene considerato il cartellino giallo, diciamo, fatto direttamente dal questore, quindi senza l'intervento della magistratura, e anche a volte anche solo il richiamo del questore può frenare, diciamo, l'uomo, il maltrattante. Poi naturalmente il braccialetto elettronico, l'allontanamento, le misure cautelari, tutte le misure cautelari che abbiamo voluto rafforzare, dando anche alla magistratura dei tempi certi per l'intervento. Oltre a quella fisica e psicologica, esiste anche la violenza economica, un tema che il governo ha riportato all'attenzione. Il 37% delle donne ancora non ha un proprio conto corrente. C'è un'alta percentuale di donne alla quale viene impedito di cercare lavoro, sono quasi il 20%, e quindi tutto questo sta a significare che abbiamo ancora molto lavoro da fare, e questo lavoro lo stiamo facendo attraverso l'educazione finanziaria nelle scuole, attraverso il sostegno alla natalità, il sostegno alla famiglia, il sostegno alla possibilità che la donna possa avere una libertà economica propria. Sicuramente si sta aprendo una maggiore coscienza anche dell'importanza di denunciare per poter effettivamente uscire da una condizione di sofferenza che non è solo quella fisica, che è quella portata alle estreme conseguenze, quindi la violenza fisica, ma è tutto un casellario, un corollario di tipologie di violenza, da quella psicologica a quella economica appunto, che costringono le donne a non avere una propria autonomia e una propria libertà di scelta nella propria vita.